E allora, Vale, ieri l'abbiamo presentato in compagnia di Lorenzo Valeriani, oggi va in onda la seconda puntata dedicata al coro di Torricella Peligna. Stiamo parlando di antiche cantate.
Allora qualche minuto di riposo per la nostra corale e noi siamo in sala mentre ovviamente i cantori si rilassano un pochettino con la maestra Annunziata Picciotti che vedo visibilmente emozionata e credo anche soddisfatta perché a parte i timori iniziali poi ragazzi si sono sciolti, ragazzi tra virgolette, e stanno andando avanti alla grande. Sì. È vero, sì, stanno andando avanti alla grande, sono molto molto orgogliosa di loro, soprattutto perché mi seguono, ogni qualvolta io presento loro un pezzo nuovo, certo un po' hanno paura, questo è vero, il timore iniziale, però poi si sciolgono, quindi iniziamo a provare il nuovo pezzo e poi va tutto liscio come l'olio. E questo è importante. E questo è molto importante, soprattutto perché a loro dà tanta sicurezza. Io trasmetto loro molta sicurezza. Infatti poco fa una delle mie coriste mi ha detto un po' all'inizio siamo state tese, però poi tu ci hai trasmesso tanta sicurezza e tanta voglia, tanta buona volontà perché eravamo sicuri di ciò che stavamo facendo. E ciò vuol dire che durante la settimana, durante i mesi precedenti c'è stato un intenso allenamento, sì. No? Perché sì. Ovviamente c'è la telecamera importante, ci sono le telecamere importanti, certo. Di Rete 8, però poi quando si canta c'è sempre voglia di dare il meglio di se stessi e credo che appunto l'obiettivo è stato centrato pienamente, Annunziata. Posso dirti che l'obiettivo è stato pienamente soddisfacente e centrato, perché è vero che li ho tirati tantissimo, ho fatto fare loro delle prove intense. Quindi ti posso dire subito che abbiamo provato due volte a settimana, cosa che non facciamo mai, perché proviamo il mercoledì. E quindi con l'evento di Rete 8 abbiamo provato due volte a settimana. Si sono stancati tanto perché, come dicevo prima, il più giovane ha 90 anni. Ecco, quindi complimenti. In senso metaforico. Complimenti davvero. A proposito di allenamenti, di prove e di impegno, parliamo ovviamente di semiprofessionisti, di sì. Dilettanti che però hanno dentro una passione importante. Lo chiedo a tutti i direttori e i maestri, quanto in percentuale è migliorabile questo coro? Se c'è ancora margine di miglioramento e in percentuale quanto è migliorabile appunto? Beh Lorenzo, io dico sempre che si può sempre migliorare. Quindi il migliorare significa fare le prove, essere costanti, ma soprattutto essere presenti alle prove. Questo influisce tanto, perché più si è presenti alle prove, più riusciamo ad armonizzare bene tra di noi, perché, come dico sempre, l'armonizzazione corale è molto importante, perché se si canta all'unisono, tutto ciò riesce bene. Invece se magari, io dico sempre, uso questo termine, c'è uno fuori dal coro, si sente, e poi il coro non è più amalgamato. Quindi le prove, certo, sono noiose, le prove io lo dico sempre e lo ribadisco anche a loro, le prove sono noiose, però poi quando un pezzo riesce alla grande è una gioia immensa. Buonasera a tutti, io ho voluto scrivere qualche parola sull'Abruzzo e paragonando a Napoli, perché Napoli è vero, si conosce in tutto il mondo, ma l'Abruzzo non è di meno di nessuno. Quindi parliamo dell'Abruzzo qualche volta. Sapete che vi dico, brava gente, voi parlate di quest'Abruzzo nostro, che se ne parla poco non sono contenta, perciò gli sappiate penne nostre. A volte mi ci pino veleno. Napoli è conosciuto, è sicuro. Lo sangue a me mi volle per le vene. Quest'Abruzzo nostro è bello da paura. Napoli è telo sole, pizza, amore, chitarra, mandoline, certo è bello. Policinelle, di duro servitore. Vesuvio, tamburelle e tarantelle. L'Abruzzo nostro è te mare e montagna. La bella addormentata, la maielle. Le fiume e laghe fresche che le bagna e sotto a stelle e lune le rostelle. E patri del cuore e lo folklore,
canzone che ti fanno innamorare, sta Abruzzo nostro, fa tremare il cuore e lo polmone verde per cambare. Le serenate è che mo si spreca e le maestre nostre sono brave assai, che fa sarmone, che isse, parla e prega, a riescono a portare gioie e a levare guai. Poi caccavelle, dubotte, riganette, lo magnabone, lo saltarelle, la gente onesta che tanto ti rispetta, regione dello mondo, la più bella. L'Abruzzo è questa, e non si può cagnare. A me mi sta terra cara a tutti noi, perciò non teniamo niente da invidiare. E paradiso, parliamone di più. Grazie. Complimenti soprattutto Grazie. A te, anche per la pazienza, aggiungo, perché ce ne vuole tanta. Prima di lasciarti tornare sul palco e all'esibizione, ti chiedo, senti la mancanza di qualche voce un attimino più giovane, più fresca, che potrebbe sì. aiutare e soprattutto, sotto l'aspetto della tradizione, della storicità del gruppo, portare avanti un impegno così gravoso come quello che ricoprite voi a livello culturale e sociale soprattutto? Sì, sento la mancanza di voci giovani. Certo, io di loro sono molto soddisfatta, sono orgogliosissima dei miei coristi, però questo è un appello che io voglio fare ai giovani di questo nostro paese, di Torricella Peligna. Venite, guardate cosa facciamo, cercate di impegnarvi. So che gli impegni scolastici sono molteplici. Lo studio, è vero, è importantissimo. Però l'appello che voglio fare a voi giovani, cercate di avvicinarvi, perché cantare è bello, cantare unisce e poi quando si canta ci si rilassa. La musica, come diceva la mia insegnante di dizione, è un antidepressivo naturale. Sono pienamente d'accordo. E soprattutto riprendendo un festival canoro, non faccio nome, è quello più importante in Italia, c'è una canzone che è un po' il ritornello di questo periodo che dice che un ragazzo incontra una ragazza. È vero. E se in tanti ragazzi, in tante ragazze c'è la volontà di arrivare a partecipare a questa azione culturale, lo ripeto, chissà, forse potrebbe nascere anche un amore annunziato. Certo, è vero. Ecco. In tanti cori che ho seguito sono nati anche degli amori. Poi se finiti bene o finiti male non ci interessa. Bene, sono finiti sposati. Bene così, quindi finiti male direi, scherzandoci su. Ma ovviamente è una battuta. Io Annunziata, certo, ti ringrazio, grazie, complimenti ancora. Non smettete di allenarvi, anche no, perché mancano altri step per la fine di questa nostra settimana. Volevo dirti un'altra cosa. Il 1 agosto noi a Torricella Peligna facciamo il festival dei cori folcloristici. Ah, forse ci saremo. Lorenzo, ma io vi invito ufficialmente Bellissimo, ad esserci. Perfetto, anche perché poi per noi... Per me sarà un onore avervi. Adesso lo posso dire, nei cori spesso troviamo il classico terzo tempo. Sì. E cioè quando ci si riunisce, quando ci si è sciolti completamente, quando l'esibizione è finita. E poi ecco un ringraziamento che faccio oggi, ma lo faccio davvero a tutti, a nome della squadra di Rete 8. Il terzo tempo delle associazioni corali è sempre fantastico, perché è anche un terzo tempo enogastronomico, dove si assaggiano le prelibatezze del luogo, dove si conosce la storia non solo culinaria del territorio, e soprattutto c'è la possibilità di stringersi le mani, abbracciarsi, scambiarsi i numeri di telefono e continuare un percorso al di fuori dell'esibizione stessa. Grazie di cuore, massimo Grazie. Impegno, perché noi insomma attenzioneremo il tutto anche a distanza. Va benissimo. Va bene. E quindi io vi ringrazio di nuovo. Per noi è stato un grande onore avervi, un'emozione immensa. Grazie di vero cuore. Grazie, maestro. La lasciamo libera, perché i cantori si sono, direi, abbastanza riposati e possiamo quindi tornare in sala per altri pezzi, altre emozioni ricche di passioni e soprattutto di tradizioni. A dopo.